Ciao ragazzi, sono Franco Campedelli. Nel video di oggi parleremo di calisthenics e infortuni al gomito. Per quanto riguarda il gomito, ci sono due situazioni che lo mettono particolarmente in crisi, che sono la massima flessione associata alla pronazione e la massima estensione associata alla supinazione. In base a questo andiamo a vedere con gli allenamenti a corpo libero quali sono gli accorgimenti che possiamo fare per limitare i rischi a livello del gomito, e quindi andremo a vedere alcune strategie che possono essere attuate a scopo preventivo durante i nostri allenamenti. Neanche a dirlo, è chiaramente molto importante un riscaldamento estremamente accurato di tutte le strutture, quindi dopo aver eseguito il classico riscaldamento generale aerobico porremo particolare focus sulle strutture del gomito in maniera da renderle il più preparate possibile a quello che dovremo poi andare ad affrontare. Faremo quindi un riscaldamento molto specifico di quelli che sono gli estensori e i flessori del carpo, in maniera tale da contenere tutte le possibili problematiche sia nella struttura esterna del gomito, l'epicondilo laterale, sia nella struttura interna, l'epicondilo mediale. Tradotto, per limitare i rischi di epicondilite laterale e di epicondilite mediale, ovvero epitrocleite. A seguito di questo potremo anche introdurre delle serie di avvicinamento che ci serviranno per essere ulteriormente preparati. So bene quanto le serie di avvicinamento possono essere noiose, ma anche questo è un particolare che più viene curato e più chiaramente ci prepara a sostenere lo sforzo che dovremo fare in quell'allenamento. Andiamo a vedere un paio di accorgimenti che possiamo fare durante la planche. Allora, il primo è, soprattutto per evitare fastidi a livello dell'epicondilo mediale, ovvero per prevenire problematiche di epitrocleite, è quello di preferire, alla luce di quanto dei rischi del gomito che abbiamo visto ad inizio video, è quello di preferire delle prese neutre, magari anche sulle parallele, per evitare di stressare eccessivamente il polso. Quindi quella che su tutte andrà evitata è la presa supina, quindi massima estensione di gomito associata alla supinazione. Se avete avuto fastidi a livello della parte interna del gomito, questa è, soprattutto per quanto riguarda la planche, la peggiore nemica che potrete andare ad utilizzare durante i vostri allenamenti. Un altro consiglio molto importante è quello di sia di mettersi in posizione per quanto riguarda l'isometria, e soprattutto di togliersi con gradualità. Quindi anche se avete effettuato delle serie a cedimento o comunque state allenando la planche, quella di non mollare improvvisamente la presa, ma di cercare di ridurre con quanta più gradualità possibile la tensione a livello dei muscoli interessati. Questo ridurrà di parecchio comunque gli stress che possono avvenire anche a livello del gomito. Per quanto riguarda il front lever, potremmo semplicemente cercare di limitare l'allenamento a braccia completamente tese, tenendo presente che però il front chiaramente si esegue a braccia completamente distese, e andare a permettere al gomito di piegarsi leggermente secondo quanto ci chiederebbe durante la tenuta isometrica. Questo riduce gli stress che avvengono soprattutto a livello dell'epicondilo mediale. Un'altra strategia che possiamo attuare è quella di allenarci su una sbarra bassa, in maniera tale che se ci troviamo in difficoltà e dobbiamo mollare improvvisamente la posizione, nonostante, come abbiamo detto prima, sia tendenzialmente da evitare, il pavimento comunque ci viene in soccorso perché è già lì pronto a fermare la nostra diciamo discesa repentina. Nel caso della verticale e dei piegamenti in verticale si usano parecchio i flessori del carpo, soprattutto per andare a stabilizzare la posizione quando si eseguono i suddetti esercizi in versione libera, quindi senza l'utilizzo del muro. E quindi senza ombra di dubbio, sia questo è più a livello, questo è sicuramente un consiglio che posso dare a chi già ha fastidio, se siete ovviamente a posto, non sono parti critiche dell'allenamento, potete tranquillamente farli diciamo senza problematiche. Però quando avete fastidio a livello del gomito, soprattutto per chi soffre di epitrocleite, quindi fastidio a livello dell'epicondilo mediale, andare ad utilizzare tanto le dita a fare presa sia una sbarra, quindi gli esercizi di trazione, sia nelle verticali, andando ad equilibrare la posizione, stressa parecchio. Quindi in quel caso lì si può allenare la stessa cosa al muro, evitando quindi tutte le problematiche legate alla stabilizzazione, e in questo modo si va a scaricare in maniera fondamentalmente a porre in scarico le strutture a livello dell'epicondilo mediale. Infine, chiaramente, gli stessi concetti ci basterà applicarli alle trazioni, cercando di andare ad evitare la massima chiusura associata alla pronazione, sebbene per mia esperienza questa sia la meno critica diciamo tra le due. Invece molto più problematiche possono essere le trazioni supine col gomito perfettamente disteso nel mentre siamo in supinazione.
La pronazione appunto in chiusura mette a rischio l'epicondilite e la supinazione in estensione mette a rischio epitrocleite, quindi anche in questo caso sarà utile andare a dosare sia il volume di allenamento e anche ad alternare le prese tra di loro durante la periodizzazione dello stesso. Questo riduce sicuramente gli stress che avvengono a livello del gomito. La strategia forse migliore di tutti per quanto riguarda la trazione è quella di utilizzare gli anelli. In questo modo, diciamo, effettuare un gesto di tirata completamente fisiologico, partendo perfettamente in pronazione e finendo in supinazione, come il nostro gomito ci chiederebbe. Bene, spero di aver dato qualche spunto utile per limitare quantomeno le problematiche a livello del gomito, per andare anche a darci un pizzico di attenzione in più a livello preventivo. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.